L'associazione 11 settembre è nata dopo l'attacco alle Torri Gemelle con lo scopo prima di tutto di stabilire con la comunità americana di Vicenza un rapporto di collaborazione. Poi man mano si è trasformata in un'associazione che diffonde una cultura geopolitica nelle scuole con un progetto regionale che ci ha consentito di coinvolgere circa 4.000 studenti nell'ultimo anno accademico parlando delle crisi in atto dall'Ucraina al Medio Oriente e così via, quindi spiegando ai ragazzi cos'è questo nostro mondo e facendolo non in linea teorica ma con l'esperienza di chi ha svolto ruoli nei teatri di crisi sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista civile. Quindi tutti i nostri relatori, siamo una dozzina, hanno avuto queste esperienze. E a parte questo impegno nelle scuole che è prioritario, poi abbiamo dei forum, in genere sono 4-5 forum all'anno che affrontano le tematiche più urgenti e sono aperti alla partecipazione dei cittadini. E quindi questa sera parleremo dei conflitti in atto, in particolare dell'Ucraina e del Medio Oriente, che ci preoccupano moltissimo. Anche qui avremo relatori che hanno lavorato sul campo. Devo dire che questo impegno ci dà una grande soddisfazione, perché soprattutto i giovani, che sono totalmente digiuni di queste problematiche, hanno l'opportunità di formarsi un'opinione e di valutare in modo critico il mondo che li circonda, con la speranza che siano attori per un mondo di pace.